fight? Monday Blues! Da dove arriva e come combatterlo? Prima di tutto, mettiamo una cosa in chiaro. L'idea che se fai un lavoro che ami, ogni lunedì è una vacanza, è una grandissima stronzata. Ho detto stronzata. Certo, fare qualcosa per cui hai passione cambia le cose completamente, ma non significa che non ci saranno giorni in cui metterai tutto in discussione, e il lunedì di solito è uno di questi. La passione e l'amore per ciò che fai aiuta la motivazione, sicuro. Ma da sola non basta per evitare il Monday Blues. La chiave è un'altra, molto più semplice, ed è staccare. No, intendo staccare davvero, per tutto il weekend. E questo è più facile a dirsi che a farsi, fidati. Se ami quello che fai, infatti, di solito non stacchi nemmeno il fine settimana, con il risultato che arrivi a lunedì stanco morto. Sì, perché non sei mica Duracell. Se invece non hai la fortuna di fare un lavoro che ti appassiona, detesti le domeniche di solito, perché il lunedì è subito dietro l'angolo, il che lascia il sabato come unico giorno di vero riposo, di vero weekend. In entrambi i casi il risultato è lo stesso, non ti godi mai questa benedetta pausa fino in fondo e sei molto più soggetto a stanchezza, a nervosismo, eccetera, eccetera, eccetera. Staccare completamente dal mondo dei doveri ci rende molto più abili a gestire lo stress, molto più creativi e soprattutto molto più sereni. Il che, di riflesso, ci rende molto più sani, più attraenti e più efficienti. La nostra energia è una risorsa limitata, ma per fortuna rinnovabile. E allora rinnoviamola questa energia, concedendoci la pausa che ci serve per ripartire alla grande. E la sfida di questo CC Weekly è proprio questa. Qualunque sia il lavoro che fai, qualunque siano tutte le cose che fai durante la settimana, goditi questo benedetto weekend fino in fondo. Sei con me? Se sì, condividi nei commenti qui sotto la frase "Questa volta mi godo il weekend fino in fondo" e poi fila a godertelo davvero. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.